Oggi pomeriggio partecipa a questa manifestazione nata in modo molto spontaneo. Perché? Perché rappresenta il malessere che il popolo italiano, la gente italiana di qualunque regione sta vivendo in questo momento. Sembra che nessuno di quelli che potrebbero fare qualcosa abbia veramente voglia di fare qualcosa. Perdono tempo, si accusano a vicenda, si denunciano a vicenda, ma nessuno fa niente per aggiustare un po' questa situazione complicata, per fare qualcosa di concreto per i problemi che abbiamo, politici, economici, a qualunque livello e per qualunque regione. E da questo movimento che cosa si aspetta? Diciamo che l'urlo di dispiacere che viene dal basso, che non è condizionato da nessun movimento politico, faccia capire a chi è nelle stanze del potere che forse ascoltare un po' la gente, non pensare soltanto che è contro qualcuno, potrebbe aiutare a capire che non ne possiamo più e che se vogliamo salvare l'Italia da una situazione disperata ci dobbiamo rimboccare le maniche in maniera onesta e pulita e fare veramente qualcosa e volerlo soprattutto fare qualcosa. Questa piazza è una piazza assolutamente apartitica, non facciamo riferimento a nessun partito, a niente, solo a noi stessi e ai nostri ideali e siamo contenti di stare qui.